Abbiamo già mosso i primi passi. Intanto è stato convocato l'ambasciatore russo in Italia, che è stato richiamato dal segretario generale Guariglia e gli ha manifestato tutte le nostre perplessità per la decisione adottata dalla Federazione Russa su Ariston. Cioè, ci siamo attivati anche con l'Unione Europea perché tutto il tema sanzioni è un tema che noi possiamo affrontare soltanto nel contesto comunitario. Ci siamo anche impegnati, stiamo lavorando per cercare di trovare una soluzione che permetta di ottenere anche un risarcimento del danno che subiscono le imprese che vogliono, cioè che sono colpite da sanzioni russe. Voi sapete, il caso Ariston è isolato, altre 20 imprese, tra cui la danese Carlsberg, la francese Danone e la tedesca Bosch hanno subito analoghe misure. Per questo abbiamo attivato non solo la Commissione, ma anche i paesi del G7, i principali partner, per rispondere a questa azione della Federazione Russia. Noi consideriamo questa scelta una violazione del diritto internazionale, ma vogliamo anche impedire che ci siano operazioni analoghe in futuro e vogliamo anche darvi tutti gli strumenti utili possibili per operare nel modo migliore. Ne ho parlato con alcuni di voi, da qui la decisione di convocare questa riunione può diventare un tavolo permanente, nel senso